critiche che ci aiutano, come dire, a migliorarci, per carità di Dio. E vengo per flash, come avevo detto, alle deleghe. Politiche giovanili. Mi sembrerà, come dire, scandaloso quello che io dico. Io non credo nelle politiche giovanili, nel senso che non credo che con i nostri bilanci si possano sortire degli effetti di immediato rilievo. Io credo che un'amministrazione possa fare molto per i giovani se è capace di mettere i giovani al centro dei propri pensieri. In tutte le attività di governo del territorio, pensare al futuro. Tutto ciò che è buona politica finisce nel futuro, tutto ciò che è buona politica è politica per i giovani. E allora, rispetto a questo, io cerco di, e mi batto ovviamente, ma ve lo dico, senza incontrare l'esistenza, perché il presidente Cirilli è molto ben disposto, poi io sono il più giovane, ma il dato anagrafico è molto basso, o meglio, è molto più basso della precedente amministrazione, e anche chi ha qualche anno in più ha un atteggiamento spirituale di grande apertura nei confronti di questo. In questo ragionamento, dicevo, mi batto per inserire questa voce in ogni processo, nella promozione del territorio, nel turismo, nella valorizzazione del nostro patrimonio materiale ed immateriale. Ritorno un po' a quello che dicevo in principio. Pensare Agropoli come un'entità isolata è veramente fortemente limitativo. Se mi è consentito un esempio, sconfinando in una delega che ha trattato per sé il Presidente, come si fa ad immaginare Agropoli a sé stante senza vederla come la porta insieme a Capaccio del Cilento? Come si fa a non vedere Agropoli come punto di riferimento in una strategia in cui il turismo congressuale che può fare Capaccio, in cui il turismo balneare culturale che può fare il Cilento con il mare quale Palinuro, quale il Golfo di Policastro, come pensare, o meglio, come non pensare Agropoli come il primo riferimento di una grande visione di sviluppo che può conoscere il suo compimento soprattutto nella zona sud della provincia, dove non c'è un problema di urbanizzazione selvaggia, dove anzi c'è il problema della disautorizzazione delle zone interne, che evidentemente soffrono di questa mancanza di sviluppo, che ha delle responsabilità politiche chiare, immediatamente identificabili, di chi è stato al governo dei enti locali, dei comuni, della provincia, di questa benedetta regione Campania per 15 anni. Allora, rispetto a questo, noi abbiamo preso un impegno con i giovani, rispetto a questo io ho pensato di svolgere il ruolo di coordinamento, che è il ruolo proprio che la legge attribuisce alla provincia, nel dare una risposta partecipata, mettendo in rete gli Informa Giovani, i centri per l'impiego, i forum dei giovani, che sono un'esperienza istituzionale di riferimento che dobbiamo ravvivare e rendere concreti nella loro azione, perché altrimenti avremo una visione di nicchia, ristretta, che serve a creare legami patologici con persone, ma non ad affrontare i veri problemi dei giovani, quelli non sindacalizzati, quelli che noi non conosciamo. Quando io intraprendo delle azioni, non mi preoccupo di dare risposta alla persona che è riuscita ad avvicinarmi alla morte della provincia. Io mi preoccupo di dare una risposta, un riscontro al ragazzo che non conosco, che però deve avvertire la presenza dell'istituzione, deve sapere che non è solo, deve sapere che lo Stato non è un'entità teorica, ma è un'entità concreta che casomai non riesce a dare tutte le risposte, ma che riesce a dare dei segnali in termini di legalità e di presenza. Questa è la visione. E poi dobbiamo essere concreti rispetto allo sviluppo, rispetto all'occupazione. Non fare tanti convegni, io non vado a tutti i convegni, faccio a
missione, perché la convegnistica da capo è qualcosa che ci distrae dal lavoro più bello, che ha bisogno di applicazione in ufficio, che ha bisogno di studio, altrimenti andiamo per comizi. E allora vengo a un tema fortemente spinoso, quello della formazione professionale. Noi come provincia abbiamo soltanto la gestione dei servizi della legge 19. La formazione professionale è una competenza della regione. Noi svolgiamo soltanto l'attività di controllo sugli istituti riconosciuti da una regione campana. Ed emerge subito un bucone. La formazione in questi 15 anni di amministrazione regionale è stata concepita per i formatori e non per i formandi. Ci sono state centinaia, migliaia di corsi di formazione professionale che servivano soltanto a foraggiare presunti istituti di formazione che producevano dei vuoti attestati. Noi dobbiamo fare una formazione professionale che sia rispondente ad una visione politica e non che rappresenti un parcheggio momentaneo a cifre ridicole per dei giovani che non troveranno mai occupazione. E qui c'è una grandissima vergogna della regione Campania, più grande della crisi della sanità, più grande della crisi dei rifiuti. Milioni di euro che vengono dalla comunità europea, che non sono stati spesi per la programmazione 2000-2006, sono tornati indietro quando qualche amministratore dice che non ci sono i fondi, no, non ci sono le idee, non ci sono i progetti, non ci sono le persone capaci di pensare ai risvolti pratici per il territorio. Programmazione 2007-2013, siamo al 2010, non solo la regione Campania non ha fatto partire nulla, per la provincia di Salerno ci sono 50 milioni di euro per fare servizi all'impiego e formazione professionale, non ha concesso neanche la delega alla provincia, non è stata capace neanche di dire noi non lo vogliamo fare, noi non lo sappiamo fare, fatelo voi. Ho tutto pronto da settembre, il piano di programmazione pluriennale, non ci è stata concessa la delega, è l'ultima vergogna dell'amministrazione regionale italiana.